Benedetta Salvati, sono vice sindaco del comune di Terni, sono molto contenta di partecipare all'apertura di questo convegno. Finalmente ritorniamo a vederci in presenza, a poterci confrontare su temi tanto importanti per la medicina, ma anche per la nostra comunità. Grazie per aver invitato il comune di Terni a partecipare a questo incontro. Approfondiamo i temi della medicina specialistica per cercare di andare incontro alle esigenze dei cittadini, delle loro malattie e andare sempre più avanti con l'innovazione e l'avanguardia che ha anche sempre caratterizzato il territorio ternano. Buongiorno, sono il dottor Fabrizio Spallaccia, sono il direttore della struttura complessa di chirurgia maxillofacciale dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Stamattina ci troviamo in questa splendida cornice di Valle Antica per parlare di innovazione tecnologica. Innovazione tecnologica è arrivata ovviamente anche nella nostra disciplina, la chirurgia maxillofacciale. E stamattina illustreremo con i colleghi delle scuole di specializzazione afferenti alla scuola di Siena. Quindi di Pisa, Perugia, Ancona e Terni, quindi appunto parleremo dell'innovazione tecnologica in tutti i campi della maxillofacciale, dalla chirurgia ortognatica alla chirurgia oncologica, alle malformazioni arteriovenose, alla chirurgia delle apnee ostruttive del sonno. I direttori delle varie strutture complesse afferenti, come ho detto, alla scuola di specializzazione di Siena parleranno degli argomenti e parleranno di come il progresso ci permette di aiutare i pazienti e l'elaborazione e la realizzazione dell'intervento chirurgico con maggior precisione e con maggiori risultati per ogni paziente. Quindi andiamo verso una chirurgia, come si chiama, tailored, cioè sartoriale, costruita su ogni paziente, non più una chirurgia in stock e quindi seriale. Ogni paziente ha la sua storia, ha la sua patologia e viene elaborato attraverso dei software il programma per la risoluzione delle sue problematiche e viene fatto un intervento ad hoc per quel paziente. Quindi oggi siamo qui a illustrare ai colleghi e agli amici come facciamo questi programmi e come realizziamo questi interventi chirurgici. Un ringraziamento al dottor Spallaccia per il gentile invito a nome del presidente di tutto l'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Terni. Un congresso importante in uscita da una fase pandemica che speriamo sia terminata, un congresso che speriamo ci riporti un po' alla normalità. E la normalità per la nostra città, la nostra provincia, è avere una grande azienda ospedaliera con delle grandi personalità. Nel pieno rispetto della tradizione chirurgica, la chirurgia maxillofacciale ha proseguito quanto di buono era già stato fatto dal suo maestro. Il dottor Spallaccia ha interpretato in pieno il significato attuale della chirurgia maxillofacciale, che è una chirurgia di esperienza, ma che deve inevitabilmente confrontarsi con le tecnologie innovative. E in questo continua Fabrizio Spallaccia a darci un grande contributo. Lui, come tutta la sua equipe, che è fatta di persone con ottimi valori umani e contribuiscono ogni giorno a dare quel quid in più per cui l'azienda ospedaliera di Terni certamente risalta. Per l'Ordine dei Medici Terni è un grande piacere partecipare a questo evento. L'azienda ospedaliera è un'azienda di alta specialità e la chirurgia maxillofacciale si inserisce all'interno delle attività che proponiamo, proprio con l'obiettivo di offrire delle prestazioni di alta tecnologia. Il dottor Spallacci, il direttore della struttura di chirurgia maxillofacciale, ha organizzato oggi questo convegno di altissimo livello scientifico e ne siamo veramente onorati. Buongiorno, sono Antonio Tullio, sono il direttore della chirurgia maxillofacciale di Perugia. È veramente un piacere partecipare a questo convegno per un duplice motivo. Primo, per l'argomento, come ha accennato appunto il dottor Spallaccia, un argomento estremamente interessante. Diciamo che è un argomento in cui nessuna branca della medicina può sottrarsi, ossia l'innovazione tecnologica. E
che chiaramente riguarda anche la chirurgia maxillofacciale nei suoi diversi aspetti. È chiaro che l'innovazione tecnologica deve essere sempre seguita da chi si approccia a questo tipo appunto di patologia, senza mai però che questa possa avere la predominanza su quella che è l'esperienza del chirurgo, su quella che è la sua professionalità, su quelle che sono le sue capacità manuali, chirurgiche e la sua cultura. È un evento estremamente appunto importante, come appunto accennato dal dottor Spallaccia, perché riguarda quella che è la rete formativa della Umbro Marche Toscana, quindi di questa rete che sfrutta quelle che sono le potenzialità di queste chirurgie maxillofacciali disseminate appunto nel centro Italia, garantendo formazione per gli specializzandi della chirurgia maxillofacciale appunto di Siena. Ma la seconda motivazione per cui sono estremamente lieto di partecipare a questo convegno in questa cornice ternana estremamente bella, estremamente affascinante, è il fatto che ne usciamo appunto da un periodo estremamente limitante, che è quello del Covid, ed è il primo evento a cui partecipiamo finalmente appunto di persona, quindi è come se fosse appunto un ritorno alla normalità. Grazie. Buongiorno a tutti, sono il dottor Valentino Vellone, sono dirigente medico in chirurgia maxillofacciale all'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. È un piacere innanzitutto essere qui questa mattina per un duplice motivo. Innanzitutto siamo qui di persona per la prima volta dopo circa un anno e mezzo di pandemia, quindi è un piacere ritrovarsi di persona con amici e colleghi. E in secondo perché vi parlerò di un argomento molto interessante dal punto di vista del nostro reparto, un argomento su cui abbiamo puntato molto, ovvero le malformazioni maxillomandibolari, quindi che interessano il distretto facciale, in cui soprattutto negli ultimi anni c'è stato un notevole progresso, soprattutto per la programmazione e per la creazione di placche customizzate, quindi custom made, adattate proprio specifiche sul paziente. Vi ringrazio. Allora, ci ritroviamo finalmente in presenza dopo tanto tempo qui a Terni, in questa bellissima location, e un congresso praticamente oggettivamente molto interessante perché sulle nuove tecnologie nell'ambito della chirurgia maxillofacciale. Il mio intervento sarà sulla riabilitazione della funzione masticatoria in soggetti chiaramente oncologici, quindi dove l'anatomia è fortemente sconvolta e di conseguenza le problematiche nella ricostruzione sono assolutamente complesse. Anche in questa sezione ci sono tecnologie estremamente avanzate che ci aiutano a soddisfare e ridare una funzione masticatoria ai nostri pazienti. Salve, sono il dottor Liberatore, oggi parlerò della terapia chirurgica delle sindrome di apnea notturna gravi, e argomento interessante perché è una patologia che coinvolge un gran numero di persone ed è in espansione. Terapia che oggi come oggi assume un ruolo molto importante perché va a contrastare tutte quelle problematiche legate alla CPAP, tutti quei pazienti che non riescono a sopportare le terapie conservative possono risolvere il loro problema con l'intervento che noi eseguiamo mediante un avanzamento dello scheletro maxillofacciale. Buongiorno, sono Paolo Gennaro, professore di chirurgia maxillofacciale all'Università di Siena. In questa magnifica cornice oggi affrontiamo le tematiche più innovative della chirurgia maxillofacciale. Io in particolare porterò la nostra esperienza sul trattamento delle anomalie vascolari, un gruppo molto eterogeneo di patologie che vanno dalle patologie tumorali alle patologie malformative dei vasi sanguigni della testa e del collo. Possono essere queste condizioni molto pericolose
e per approcciarle è imperativo un team multidisciplinare. Quindi noi come chirurghi maxillofacciali siamo in grado di intervenire su queste pericolose patologie per i rischi di emorragia, per i rischi per le parti anatomiche vitali che sono nel nostro distretto, quello craniofacciale, grazie alla neuroradiologia interventista, grazie anche agli anestesisti e a tutto un team multidisciplinare che si è venuto a creare e che rende possibile oggi trattare queste patologie in sicurezza. Sono Andrea Balercia, faccio l'odontoiatra presso la chirurgia maxillofacciale e mi occupo delle riabilitazioni protesiche nei pazienti oncologici. Oggi la mia relazione parlerà del percorso che abbiamo fatto come reparto per iniziare ad affrontare questi casi, e mostrando alcune criticità e quello che abbiamo ottenuto, cioè la creazione di un protocollo operativo che ormai è in piedi da 6 anni e ha riabilitato circa una 60 di pazienti.